Did you see what they did to my ancestors? The whole clan buried alive, sick, maddened, husks of themselves. Have you heard their moans? They're hardly human anymore. They think we worship the three fingers, that we called the maddening sickness down upon them. Well, if that's what they expect from us, then that's what they shall get from us! The world of Grace and his people should have been content to see us sink between the cracks, but to have intruded upon our solace, having broken us upon their whims, I'll never forgive any of you. Un tempo una folta carovana di mercanti percorreva in lungo e largo le terre dell'Interregno, trasportando merci di ogni tipologia. Che si parlasse di armi, armature, cibo, spezie o informazioni, ogni cliente avrebbe trovato l'affare a lui più consono. Dopotutto, nella carovana vi erano i migliori mercanti. La loro sopravvivenza durante i pericolosi spostamenti si basava su un rigido codice condiviso, il quale implicava che qualsiasi violenza inflitta ad un membro della grande carovana ne sarebbe stato ripagato con la stessa moneta. Applicando questa semplice regola e facendola conoscere ampiamente ovunque facessero affari, la grande carovana si assicurò che i suoi membri non subissero grossi attacchi, a maggior ragione considerato quanto fossero pericolosi gli spostamenti al di fuori delle città. Il loro vagare tra i quattro angoli dell'Interregno garantì un collegamento commerciale tra i vari insediamenti umani, creando un legame emotivo prima ancora che economico. Eppure, come spesso accade, è facile osservare con sospetto lo straniero, colui che viaggia di terra in terra. Non è difficile immaginare delle invidie tra i commercianti locali e la carovana dei mercanti. D'altronde l'uomo è più incline a distruggere piuttosto che a comprendere. Così quando qualcuno mise in giro una diceria riguardo culti eretici diffusi tra i membri della carovana, l'informazione non ci mise poi molto a diffondersi a macchia d'olio nell'Interregno. Si vocifera che questa, come tante, fu una delle calunnie escogitate da Shabriri, colui che fu il simbolo della frenesia e che ci fa ben capire il tipo di culto eretico di cui i mercanti nomadi furono accusati. Nel grosso numero di mercanti forse era anche vero che vi fosse qualcuno devoto alla frenesia, così come nell'Interregno in generale, eppure nessuno si domandò quanto ci fosse di vero in tali accuse. Forse il semplice migrare dei mercanti si rivolse contro di loro, assimilando la loro prossimità a luoghi dove nascevano culti eretici come la prova effettiva del loro coinvolgimento. Senza dubbio, come ci testimoniano i ricettari dei nomadi, erano a conoscenza della frenesia, ma allo stesso tempo parte dei loro indizi segnalano quali sono i punti infestati, suggerendo di evitarli, dimostrando che bastava grattare la superficie e non fermarsi alle apparenze. Purtroppo però il loro destino era già segnato. Il rigore dell'ordine e le due dita non avrebbero mai permesso potenziali trasgressioni, in particolar modo all'apice del loro potere. Le tre dita erano invero un pericolo e tutti i suoi adoratori condannati in maniera ineluttabile. Scoppiò una persecuzione contro i mercanti, che ebbe il suo culmine in un atto barbarico. L'intera carovana venne sigillata nelle profondità della terra sotto la capitale. Possiamo solo immaginare la disperazione di quelle persone intrappolate vive nel ventre della terra, senza possibilità alcuna di salvezza, costretti a deperire lentamente per l'eternità, e incapacitati alla vera morte per colpa dello stesso ordine aureo che li aveva condannati. Come recita il set del Mercante Nomade, un tempo i mercanti prosperavano sotto l'egida della grande carovana, ma furono accusati di eresia, catturati e sepolti vivi nelle profondità del sottosuolo. Nelle tenebre il loro clan eruppe in un canto, lanciando una disperata maledizione ed evocando infine la fiamma della frenesia. Nella disperazione l'unica cosa che poterono fare era lanciare una maledizione, evocare quel culto eretico di cui erano stati ingiustamente accusati, invocando loro stessi la frenesia in modo che divorasse quelle terre che li avevano condannati alla prigionia eterna. In un misto tra disperazione, rassegnazione e follia, si spense la storia della grande carovana e quei pochi mercanti sopravvissuti continuarono a girovagare nell'Interregno. Alcuni di loro cercarono incessantemente risposte,
altri un luogo da chiamare casa, consapevoli che entrambe le cose non sarebbero mai giunte. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti al canale. Inoltre, nella playlist di Elden Ring trovi tanti altri video su questo titolo. Ringrazio Leonard per l'illustrazione nella miniatura del video e vi lascio in descrizione il suo profilo Instagram.